check it out now. A reflection, then she throws the mirror to the floor. Her image is distorted, screaming, is it worth it anymore? No. Are you scared of the things that they might put you through? Does it make you wanna hide the inner you? You're not the only one, so let them criticize. You're untouchable when you realize. Oh, change your life. Feelings, but nobody there to feel the pain. No, no, no. They can rip you, bring you down, down to the size. But they will never get to the heart you hold inside. You're not the only one, so let them criticize. You're untouchable. L'ottava giornata del torneo Carpe Diem, siamo qui con Guglielmino e Cambria, sì. del GM Discount. Allora ragazzi, magliettina inedita oggi, magliettina inedita. Allora ragazzi, allora ragazzi, stasera avete vinto per 4-3 contro un'ottima squadra. Peccato che la partita però è stata giocata diciamo sul filo dei nervi più che altro, ed è stato purtroppo, anche poco... Purtroppo.
anche per persone fuori dal campo, però da dai, certi elementi. Non è questo il problema. Appunto, stavamo dicendo che diciamo la partita era molto molto lenta, azioni abbastanza decisive, ma non che hanno portato al gol. Secondo voi è mancato qualcosa in questa partita rispetto alle precedenti? Allora, prima di tutto mancavano sopra 10 giocatori, ne mancavano 8. A parte scherzo, eravamo molto rimaneggiati di un sacco di elementi. Cristian Palumbo, Nino Carbonaro è venuto nel secondo tempo, Sebi Seminara, Claudio Fichera, cioè mi mancavano tutti. Tra l'altro io ho dovuto chiamare un grandissimo amico mio per farmi questo favore, infatti nuovo acquisto della GM di Scambo, un ottimo acquisto, un ottimo acquisto. Ha fatto anche un gol se non mi sbaglio, sì, sì, sì. Grande, non ce n'è. Non ce n'era. Appunto, parliamo. Scherzi, comunque sì, è stata una partita molto combattuta. I ragazzi complimenti perché correvano tutti, lottavano su ogni palla, pedate, anche che sono tutti amici, conosciamo. Però una bella partita a livello, diciamo, tattico, di tutto, anche nel gioco. L'unico problema è stato qualche scaramuccia dentro il campo, anche fuori, però. Tutto niente. Sommato l'importante è terminare senza grandi esfuali. appunto cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo della vostra squadra specialmente? Dire, nel secondo tempo questa magliettina è cambiata, in che senso? Come ho detto prima, Nino Carbonaro ha dato una marcia in più. Sì, ha dato una marcia in più. Io purtroppo mi faccio del mio meglio, però sono sempre là. Nino lo conosciamo tutti, il giocatore che ha dato un grandissimo aiuto, non verrà tra i anche migliore in campo, se non sbaglio ha fatto 2 assist, un gol, che dire, parlano i fatti. Parliamo della difesa sempre della vostra squadra, si è sentito un po' diciamo la mancanza di Seminara, certo, specialmente nella fascia difesa. Destra. Pilastro della difesa, non è che... però oggi per motivi lavorativi non è proprio essere fa. Passiamo un attimo la parola a Cambria. Cambria, hai segnato? Comunque, sì. Sì, sì. Sì, ho segnato come prima partita, è andata bene. Adesso vediamo, andiamo avanti, sempre migliorando. Ormai mancano tre giornate alla fine. Speriamo sempre di fare punti secchi. Pensate di vincere questo torneo? Non lo so, parleranno i fatti per noi, non le parole. Dove arriviamo? Arriviamo. E per Cambria? Speriamo sempre di andare avanti e fare migliori risultati. Va bene, ringraziamo Guglielmino e Cambria e li rinviamo alla prossima intervista.